mio canale YouTube andremo a presentare la lavorazione della nostra mascherina. Questa mascherina la sto realizzando con un filato di cotone abbastanza morbido e un uncinetto 3. Da precisare che ho utilizzato un cotone leggermente più spesso perché avevo bisogno di questo genere di mascherina, però potete utilizzarle con un cotone più fino e un uncinetto più sottile. Se però viene utilizzato con un cotone più fino, anziché di 64 maglie, 64 catenelle d'inizio, andrete a lavorarne 8 in più. Quindi con un uncinetto 2, 2,5 non saranno 64, ma bensì 72. Va bene? Per l'altezza è soggettiva, anche perché possiamo poi modificarla in base a se dobbiamo farla per un bambino, per una persona più grande o più magra e via dicendo. All'incirca questa è una misura standard, per noi va benissimo. Vi lascio al tutorial. Benissimo, iniziamo il nostro tutorial. Cosa ho fatto? Io ho messo giù già 64 catenelle. Facciamo una catenella di rialzo, una maglia bassa sull'ultima catenella che abbiamo lavorato. Ne andiamo a fare altre 4 per un totale di 5 catenelle, di 5 maglie basse, una per ogni catenella di base, quindi sono 3 maglie basse, 4 maglie basse e questa è la quinta. Dopo che avete fatto questo, filo sull'uncinetto, andiamo a lavorare le nostre mezze maglie alte, quindi ne andremo a lavorare 24, una su ogni catenella di base, quindi sono 3, 4, 5, continuate così fino a lavorarne 24. Avete fatto le vostre 24 mezze maglie alte, ora andiamo a fare nuovamente 5 maglie basse, 2, 3, 4 e 5, sempre una per ogni catenella di base. E ora ripetiamo le nostre 24 mezze maglie alte. Quindi abbiamo fatto 5 catenelle, 5 maglie basse, 24 mezze maglie alte, 5 maglie basse. E ora riprendiamo nuovamente con le mezze maglie alte, quindi ne faremo 24. Dopo le nostre 24 mezze maglie alte, chiudiamo il giro con le nostre 5 maglie basse. 1, 2, 3. 4 e 5. Catenella di rialzo, girate il lavoro. Ora andiamo a fare 5 maglie basse in costa retro. Cosa facciamo? Non prendiamo la maglia bassa come facciamo infilando l'uncinetto nel buchino nella solina. Andiamo a prendere solo l'asolina, quella sul dietro, non la prendiamo così come facciamo solitamente per la maglia bassa, ma andiamo a prendere solo l'asolina sul dietro. Quindi 1, l'asolina dietro, 2, 3, solo l'asolina dietro, 4 e 5.
filo sull'uncinetto, solo l'asolina dietro, andiamo a lavorare 6 mezze maglie alte in costa retro, quindi sono 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi iniziamo a dare la forma alla nostra mascherina. Filo sull'uncinetto, saltiamo la prima, quindi non inseriamo così, ma andiamo a prendere l'asolina sul dietro. Saltiamo la prima, puntiamo sulla seconda e lavoriamo una maglia alta. Sulla successiva, sempre prendendo l'asolina dietro, lavoriamo la maglia alta. Filo sull'uncinetto, torniamo indietro su quella catenella che noi abbiamo, su quella maglia di base che abbiamo saltato. Prendendo sempre l'asolina sul dietro, tiriamo il filo e lo allentiamo così. Filo sull'uncinetto, sempre in quell'asolina, tiriamo il filo a misura di quelle 2 maglie alte e ora chiudiamo tutte insieme. Filo sull'uncinetto, saltiamo la prima asolina di base, andiamo sulla successiva e lavoriamo. Oh mamma, aspettate, è il tipo di cotone che è un po' fastidioso, però è molto bello. Una maglia alta e ora la seconda maglia alta. Filo sull'uncinetto, sull'asolina che abbiamo saltato, infiliamo l'uncinetto e tiriamo, quindi abbastanza morbidi. Devi avere la stessa misura delle 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto, tiriamo e ora chiudiamo tutte e 3 insieme. Quindi abbiamo questo lavoro e continuiamo così. Quindi la faccio rivedere, 1 e 2, su quella asolina che abbiamo saltato tiriamo il filo e tiriamo il secondo e poi chiudiamo insieme. Continuate così. Allora, questo modulo lo dovete fare per ben 14 volte, quindi sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Dopo che avete fatto questo, andiamo a ripetere le 6 mezze maglie alte in costa retro. Aspettate. Mi raccomando, sempre sulla lasovina, sul dietro e non interamente. E 6. E ora 5 maglie basse, sempre in costa retro. 3. 4. Questa è la un po' più difficile perché è la quinta. Ecco qui. E 5. Catenella di rialzo. Girate il lavoro e andiamo a riprendere. 5 maglie basse, sempre in costa retro. Vedete? Io non le prendo entrambi. Prendo solo l'asolina sul retro. 2, 3, 4 e 5.
Ora, sempre sulla solina sul retro, 6 mezze maglie alte. E 6. Quindi questo è il lato della nostra mascherina. Ora filo sull'uncinetto, saltiamo la prima, andiamo sulla seconda e lavoriamo. Una maglia alta sulla successiva. La maglia alta. Aspettate, perché qui la dobbiamo lavorare normalmente. Allora, saltate la prima, sulla seconda lavorate una maglia alta, sulla terza la maglia alta. Filo sull'uncinetto, andate in quella che abbiamo saltato, tagliate, tirate la prima e la seconda e chiudete insieme, saltate la successiva sulla successiva ancora, la prima, la seconda maglia alta, andate su quella che abbiamo saltato, tirate il primo ed il secondo e chiudete insieme. Quindi ora andiamo a ripetere lo schema, però mi raccomando, successivamente a quella lavorata, quella successiva la dovete saltare, quindi andate sull'altra e fate una successiva, la seconda maglia alta. Filo sull'uncinetto, andate su quella che abbiamo saltato, tirate il primo. Ed il secondo, mi raccomando, la misura come le due maglie alte che avete lavorato e bloccate col dito il filo. Ecco qui. Saltate la prima e andate alla successiva. Uno, sulla successiva, la seconda maglia alta. Filo sull'uncinetto, tornate indietro come un punto gambero. Tirate il filo e bloccate, tirate il filo, bloccate e chiudete insieme. Quindi avremo questa lavorazione. Saltate la successiva, andate sulla successiva ancora e fate la prima maglia alta, sulla successiva la seconda maglia alta, filo sull'uncinetto, torniamo su quella che abbiamo saltato. Tiriamo, prendete il filo e tirate e chiudete insieme e continuate così fino alla fine di questi moduli per poi ritornare alla fine come l'inizio con 6 mezze maglie alte in costa retro e 5 maglie basse in costa retro. Ci vediamo alla fine del giro. Catenella di rialzo, girate il lavoro e ora nuovamente 5 maglie basse in costa retro, sono 2, 3, 4 e 5, 6 mezze maglie alte in costa retro. 2, 3, 4, 5 e 6 e ripetiamo sempre lo stesso modulo. Quindi il primo lo saltiamo, andiamo sul secondo.
quindi lo prendiamo normalmente come abbiamo fatto prima, solo al primo lo dobbiamo prendere in costa retro questo modulo, dal secondo in poi lo prendiamo normalmente. E la seconda maglia alta, torniamo dove abbiamo saltato la maglia alta di base, tiriamo senza lavorare la maglia alta, tiriamo nuovamente al secondo filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme. Saltiamo il primo, andiamo al secondo, lavoriamo la nostra prima maglia alta, successivamente lavoriamo la seconda, filo sull'uncinetto e torniamo indietro su quella maglia alta che abbiamo saltato. Tiriamo il filo come la maglia alta, ma non la lavoriamo proprio. E facciamo anche la seconda e poi sì che chiudiamo tutto insieme. Quindi continuiamo nello stesso modo. Facciamo gli stessi moduli. Alla fine 6 mezze maglie alte in costa retro, 5 maglie basse in costa retro. Quindi continuate sempre in questo modo. Lo lavoriamo insieme, vi dirò quanto dovranno essere i moduli per la larghezza della nostra mascherina. Perfetto, abbiamo fatto lo stesso modulo, io almeno io ho fatto lo stesso modulo per ben 11 giri, quindi abbiamo la nostra mascherina, però non finiamo così, dobbiamo rifinirla, dobbiamo anche fare gli archetti qui. Arrivato a questo punto, cosa andiamo a fare? Perfetto. Una catenella di rialzo, girate il lavoro e andiamo a fare una maglia bassa su ogni maglia bassa di base. In questo modo dobbiamo rifinirla in modo corretto perché non la lasciamo così. Continuiamo una maglia bassa normale, non in costa, in costa. Le andiamo a lavorare così entrando nella sulina normalmente come andiamo sempre a lavorarle. Anche sulle nostre maglie alte. Ecco qui. Cominciamo a rifinirla tutta in giro in giro. In questo modo. Ci vediamo alla fine del giro, qui all'altra estremità. Perfetto, in questo modo. Quindi facendo la maglia bassa su ogni maglia di base, ecco qui, così mi tiro il filo e non ho problemi. Un attimo. Siamo arrivati all'altra estremità. Ecco qui. Quindi mi raccomando, una maglia bassa su ogni maglia di base, quindi l'abbiamo fatto nel forellino, su ogni maglia alta, qui nello spazietto e su ogni maglia alta. Continuiamo fino al fine. Ecco qui. E questa è l'ultima. Quando siete arrivata all'estremità, andiamo a fare 30 catenelle. Tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti. 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29 e 30. Dopo che ne avete fatto 30, prendete l'estremità dall'altra parte della base e andate a lavorare. Ecco qui la maglia bassa, in modo che possiamo agganciare la nostra mascherina. E ora, dove abbiamo iniziato il lavoro, tirate il filo perché lo andrete a mangiare man mano che lavorate. Andate anche a questa, da questo lato, a lavorare una maglia bassa per ogni maglia di base. Quindi andremo a rifinire anche nella parte sottostante della nostra mascherina, così come abbiamo fatto dall'altro lato. Prendete anche il filo. Andate a mangiare con la lavorazione in modo che vi resta un lavoro pulito e continuate a lavorare la maglia bassa fino a ritrovarci all'altra estremità. Arrivata all'altra estremità, facciamo la stessa cosa. Lavoriamo le nostre 30 catenelle. Ventinove e 30. Mettete sempre così. Andate alla prima estremità. Inserite l'uncinetto, agganciate e andate a tagliare il filo. Ed ecco qui la nostra mascherina. Ora il filo, cosa andiamo a fare? Dobbiamo nasconderlo. O lo nascondete con l'ago o con l'uncinetto stesso, senza farlo uscire dalla parte del dritto. Sul rovescio andate a tirare, a nascondere il filo sulle vostre maglie all'interno in modo che non vi sfilacci. Ecco qui. Solitamente prendo sempre un uncinetto più fino per fare questo lavoro. Ho un ago da lana, quindi continuate a nasconderlo il più possibile e poi l'estremità andrete a tagliarlo. Ed ecco qui la nostra mascherina. Certamente non la indosseremo così. Sulla parte dietro andremo a tagliare a misura il cotone lavabile, lo andremo a bloccare con gli spilli e poi lo blocchiamo all'estremità, ma non proprio alla punta, lasciando questo righino in alto, quindi una maglia bassa. Lo cuciamo in giro in modo che possiamo lavarlo al momento dopo averlo utilizzato. Perfetto. Mi auguro vi sia piaciuto il mio tutorial. Se vi è piaciuto lasciate un like, facciamo crescere la pagina, quindi condividete anche il tutorial sui vostri social, iscrivetevi
Cliccate sul campanellino in modo che quando presenterò dei nuovi lavori vi arriverà la notifica. Ora vi saluto, al prossimo lavoro. Perfetto, certamente questi gancetti qui, come dobbiamo fermarlo? Facciamo 15 catenelle, catenella di rialzo, maglia bassa su maglia bassa. Sto usando un uncinetto più piccolo perché deve venire più stretto il lavoro. Quindi su ogni catenella di base andiamo a lavorare la nostra maglia bassa. In questo modo. Quando siete arrivati alla prima catenella che abbiamo lavorato, lavorate 1, sempre nella stessa 2, sempre nella stessa 3 maglie basse e poi continuate, girate dalla parte opposta e lavorate una maglia bassa su ogni catenella. Il filo d'inizio lavoratelo insieme, man mano ve lo mangiate in modo che avete un lavoro pulito. Ecco così e continuiamo. Aspettate, ecco qui. Continuiamo sempre a lavorare le nostre maglie basse. Siamo arrivati all'inizio, dove abbiamo fatto la prima catenella, andiamo a fare 1. 2 maglie basse, sulla prima maglia bassa tiriamo il filo e chiudiamo il giro. Ora cosa andiamo a fare? Catenella di rialzo, maglia bassa su maglia bassa e facciamo tutto in giro. Quindi continuate in questo modo. Ecco qui. Lavorate sempre la maglia bassa sulla maglia bassa. Sulla maglia bassa centrale qui andiamo a lavorare. Una, sempre nella stessa maglia bassa centrale, 2, sempre nella stessa, 3. E poi continuiamo il nostro giro facendo una maglia bassa. Aspettate un attimo che tiro il filo. Ecco qui. Lavorando una maglia bassa su ogni maglia bassa di base. Ecco qui. Abbiamo creato come una suoletta. Vi faccio vedere adesso perché. Tante di quelle volte quando mettiamo la mascherina o dietro la testa, scusate, o dietro le orecchie dà fastidio. Questo modo non ci darà fastidio.
Quindi siamo arrivati all'inizio del lavoro, ecco qui. Sulla maglia bassa centrale andiamo a fare la prima, sempre su quella centrale e la seconda, tirate l'asolina, girate il lavoro, nell'asolina successiva inserite l'uncinetto, chiudete l'asolina e la tirate da questa parte, tirate il filo. E tagliate e poi lo andate a racchiudere. Facendolo in questo modo, vedete? Non si vede quel nodino che vi lascia sempre. Vi resta sempre il nostro lavoro bello pulito. D'accordo? Il filo che vi resta ve lo mangiate sul dietro del lavoro, non lasciatelo così, mi raccomando. Eccolo qui. Quindi o lo tirate con l'uncinetto stesso o lo tirate con un ago da lana, da cotone, come desiderate. Questo è quello che abbiamo mangiato, quindi andiamolo ad eliminare. Quindi vi tirate il filo. A questo punto, cosa dobbiamo fare? Allora, cosa andiamo a fare? Io ho scelto due belle pietre in Swarovski sul giallino. Vado all'estremità, alla mia destra. Sempre col filo di cotone lo vado a bloccare, ecco qui, e inserisco la mia pietra. Quindi voglio qualcosa di particolare da indossare nel momento che noi usciamo. Ecco qui. Ho bloccato la mia prima pietra. Cosa faccio? La blocco per bene, altrimenti nel momento in cui andiamo ad utilizzarla viene via. La passo nascondendola per passare all'altra estremità nella lavorazione in questo modo. Vedete? Vado da sotto. Qui, ma che non si vede dall'estremità opposta. Ok, piano piano tirate il vostro filo. Ecco qui. Piano piano, con pazienza, andate dall'altra estremità e ci siamo. Ecco qui, inserisco la mia pietra di Swarovski sul giallino e la vado a bloccare dall'altra parte. Ecco qui. State attente. La
giro intorno, la blocco per bene, inserisco nuovamente, che altrimenti viene via tutto. E la blocco. Ci faccio il nodino e la vado a nascondere nuovamente. Certo, non vado da dove sono venuta, altrimenti mi ci ritrovo con il filo. Ecco qui. Dopo che abbiamo nascosto, andate a tagliare il filo. A cosa serve? Nel momento in cui avete messo la vostra mascherina, andrete a bloccarla in questo modo dietro la testa. Certamente andrà a tirarsi e non vi darà fastidio, quindi andrà fatto in questo modo, va bene? Ecco qui. D'accordo? Perfetto. Ed ora abbiamo la nostra mascherina.